Allora, cose di oggi. Ah, capuzzo, ho sbagliato stamattina. Ho messo l'iPhone dalla parte opposta. Non so se mi si vede. Vabbè, vedete dietro se non mi si vede. Oggi, 8 di novembre, è arrivato il primo giorno di autunno. Che freddo, ho dovuto mettere il maglione. Guarda, ho dovuto mettere il maglione. Già sabato, venerdì, il maglione non l'avevo messo. Però un po' di freschetto si sentiva. Oh, c'ho tutto, computer ce l'ho, iPad ce l'ho, mangiare ce l'ho, macchina fotografica ce l'ho. Ok. Ok. Ho la ruota un po' sgonfia, mi segnala la spia. Devo fermarmi prossimamente. Allora, triste notizia: in Italia Califano è diventato povero. Bisognerà, secondo me, bisognerà dargli una pensione di invalidità, perché non riesce a vivere con 1600 euro al mese. E sicuramente gliela daranno, perché io dico, cioè, un conto se è un barbone, 1600 vanno anche bene. Un conto se il califfo, Cioè, metti che vai a fare un giro in barca, partono subito come minimo 3000 euro. Giusto per accendere il motore, 3000 euro sono già partiti. Poi, organizzi una festicciola con degli amici, non compri uno spumante un po' valido, dai. Non sei proprio imbecille, Tutti attaccarlo, ma cosa? Provate voi a essere ricchi e diventare poveri. Come diceva un povero ricco, la cosa più brutta è non è essere sempre stati poveri, ma essere stati ricchi e ritornati poveri. No, lo diceva quello. Ah, non lo diceva quello, ma era similare, però lo diceva una poltrona in due. Con Eddie Murphy, Danny Croyd e Jamie Lee Curtis. Allora, ma Califano non è gaio? Mi pareva, no? Comunque, poi è andato, quando è andato? Sarà 2 anni fa, è andato sull'Isola dei Famosi. Ho guardato, l'Isola dei Famosi ti danno un sacco di soldi, danno 50.000 dollari, almeno. Alla Leciso hanno dato 50.000 dollari, 50.000 euro, non so un po'. Poi a altri gli hanno dato tanto, a Coco gli hanno dato 2.50. Allora io dico, a un certo momento, ma c'è tutta la gente che è sempre a rompere le palle il Grande Fratello. Il Grande Fratello non è che c'ha il canone, Mediaset, non è che pagate il canone. Invece la Rai, con l'Isola dei Famosi, voi avete pagato lo stipendio alla Leciso. Lo volete mettere in testa? Io sarò contro l'Isola dei Famosi, ma non contro il Grande Fratello. Poi, tutto qua. Ieri ho messo il mio video Guinness Record. Ah, non sono andato a vedere il video più lungo italiano, però avevo visto che il video più lungo americano ce n'era uno di 9 ore, poi ce n'era uno anche più lungo, ma è una stronzata, tipo riprendevano un animale, non lo so, non mi ricordo. Forse quello italiano ho battuto, però non sono andato a vedere, poi non cercavo di battere nessuno. Volevo solo fare un video lunghissimo, 6 ore. Rifacendovi ovviamente al film La corazzata Potionchi, 18 bambini. Che poi in realtà, se non lo sapete, la storia è famosa, però la corazzata Potionchi vera non durava tanto, durava tipo mezz'ora. L'ho guardato, una cacata pazzesca ovviamente, in bianco e nero. La musica è diversa, perché secondo me quando hanno fatto Fantozzi non avevano i diritti di utilizzarlo. Allora hanno rifatto tutte le scene, hanno rifatto la musica. La musica è una musica classica, abbastanza famosa, non mi ricordo come si chiama. Comunque, quella lì, no? Invece l'originale è totalmente diverso, bianco e nero. Ci sarà sicuramente la scena dei soldati, si dovesse salutare la carrozzina, il povero bambino della carrozzina.
però l'hanno rifatto tutto diverso. Infatti, una cosa che si nota, che io l'ho notata molto subito, è quando i fantozzi rifanno, praticamente il sabato pomeriggio devono rifare la corazzata Potionchi tutti il sabato pomeriggio, e si vedono i soldati che marciano, scendono gli scalini, sono gli stessi scalini, si vedono benissimo che sono gli stessi scalini che si vedono nella corazzata Potionchi quando la facevano vedere al cinema. E poi quando inquadrano l'occhio della madre si vede che dietro c'è un tombino che si vede anche, quindi praticamente hanno usato il stesso set per fare la rianimazione e l'originale. Molto bello. Allora, fatto così, ho messo 6 ore. Poi ho notato che nel video a volte dico delle cose, le stesse cose in video diversi, ma non lo stesso concetto, proprio le stesse parole uso. Fateci un punto verso 5 ore, perché io poi ieri dovevo fare dei loghi, allora me lo sentivo in sottofondo. Sono arrivato a 5 ore e mezza dall'inizio, eh. Allora c'è un punto che parlo della Lega Lombarda, dico è giusto, è bella, siamo tutti amici, no? Però nel video dopo dico le stesse identiche cose, però cambio qualcosa, perché nel primo video dicevo anche, facevo riferimento tipo a qua, che la California c'ha Arnold Schwarzenegger parla I'll be back, ciao a tutti, sono Arnold Schwarzenegger, parla così, no? Invece la versione doppiata no, e la versione doppiata italiana dice uè dai, torno dopo, eh, allora adesso rompo tutto il Terminator, giù dalla pianta. Parla così la versione doppiata di Terminator italiano, eh. Invece quello americano è, lui ha l'accento un po' austriaco. Allora dicevo quella cosa lì, però nel video dopo non l'avevo detto. E basta. Voi direte, perché ne fate due? Perché il primo video l'avevo fatto, poi ci avevo ripensato, perché io quando faccio i video dopo li riguardo prima di metterli, perché magari, che so, mi scappano delle gaffe, tipo è meglio guardare le donne che essere gay, così, no? Però siccome le persone che dicono qualcosa lì lo fanno in diretta, quindi io mi riguardo per eventualmente, a volte alcune cose scappano, però non si può, io praticamente sono l'Akhmadin di me stesso, mi autocensuro a volte. Allora quella lì della Lega non so, ero deciso se metterlo o non metterlo, no? Poi siccome l'altro giorno come ho detto ho fatto un video lunghissimo, ho messo tutto, non ho guardato niente. E adesso vedete il vero Mirko Jax che si esprime. Poi basta. Ciuschi di oggi, ieri ho fatto la pazzia. Basta ciuschi. Adesso uno si potrebbe dire basta ciuschi, come dire sì, adesso aspettiamo un mese e ne compro un altro. E invece no, perché non ho più queste cose da comprare su Mondo Canon. Cioè, vabbè, ovviamente per esserci ci sono sempre, no? Però il teleobiettivo ce l'ho, il grandangolare ce l'ho, il macro ce l'ho, quello ce l'ho. Se proprio vogliamo andare proprio puntiglioso, un extender, no? Quello che ti fa il 2x o 1,4x. Perché ieri è successo il patatrac, ho comprato un nuovo teleobiettivo bianco 100-400 bianco, e non voglio dire il prezzo. Comunque dovevo fare, comunque è tutto giustificato, dovevo fare dei lavori a casa, tipo mettere la pavimentazione in legno, il gazebo, che in americano si dice gazebo, non si fa più un cavolo, basta. Poi mia mamma mi doveva dare $2000 e quindi siamo a posto. Vabbè, non costa $2000. Certo però che notavo sto cavolo è uscito nel 98, è uno dei migliori ancora, c'era il mio amico George, ma è vecchissimo, del 98, ha 12 anni sto obiettivo, eh. Ovviamente ne sfornano nuovi, non è che compro uno che è stato fabbricato nel 98, però è vecchissimo. Cioè proprio il mondo della Canon va proprio a rilento, dove altri tipo l'Apple ogni anno sfornano novità. Cioè, se deve vedere l'Apple 12 anni fa è una merda. Quasi. Se vai a vedere
Ubuntu 12 anni fa era ancora nel mondo delle albicocche, e invece la Canon 12 anni fa c'aveva quell'obiettivo lì. Poi ho guardato su Allora, no? Poi mi sono iscritto anche un gruppo di fotografie adesso, perché cioè mi vorrei andare in dei posti nuovi, fare le foto. Allora ho visto che loro vanno tipo anche nelle case di roccate, molto belle, che vengono delle foto molto belle, oppure vanno, ci sono dei che so, cimiteri di macchine, allora fanno le foto lì. Allora sto sabato non vado in kayak, non vado in hiking, vado col gruppo che andiamo in un posto che non lo conosce nessuno. No, andiamo in un posto dove hanno invitato una modella, che la modella si fa fotografare vestita, e allora siccome sono delle foto che io di solito non faccio per persone, comunque voglio provare, non so. Poi ho visto che sono andati a fotografare uno dei ponti di Jacksonville, quello gigante, quello di cemento armato che ho fatto vedere a volte vicino alla centrale nucleare, no? Però lo sapevo anch'io, ma non ero mai andato, però ci devo andare anch'io adesso, no? Che si vai una stradina sotto e poi fai la foto di notte o al tramonto, vengono delle foto spettacolose. Bisogna andare lì adesso. Comunque c'è la modella, si fa le foto del caso. Porterò il mio obiettivo 50 mm e grandangolare. Il teleobiettivo no, non penso che mi serva. Comunque adesso c'ho la stampante, l'ho messa su eBay da vendere, perché il dell'altro Craig lì sono venduto un cavolo. Se vendo la stampante la lente mi costa di meno. Poi poi, perché avevo deciso sul 70-200, però non mi convinceva, innanzitutto perché spendi un sacco e poi c'è solo un 200, uno scherzino, cioè meno del mio, ok, la qualità, ok, però, cioè, non avevo neanche lo stabilizzatore, mi sembrava un po', però era F4, no? Allora invece questo qui che ho preso arriva fino a 400 ed è 4.5-5.6, però niente, è lo stesso, è un po' buio, però non si può certo prendere un 2.8 a 400, vai a spendere come minimo $10,000. Ho visto su YouTube bellissimo uno che aveva un obiettivo 500 o 600 mm 2.8 enorme, che gli è caduto in acqua, allora era lì che piangeva, lo stava tentando di pulire. 15 milioni buttati. Non so, lì bisogna portarlo al centro assistenza. Si faranno pagare un casino di soldi, magari però riescono a aggiustarlo. Però non so, se è acqua di mare, no. Se è una piscina, forse. Comunque poi su YouTube ho visto anche la costruzione, come fanno le lenti Canon. Allora poi partono proprio dal niente, partono dalla polvere, boro. Poi fondono, riscaldano, fondono, puliscono, un lavorone, tutto a mano. Poi per le lenti grosse è a mano proprio, non c'è la pressa automatica. Molto bello, documentario molto bello. Però una cosa che mi ha stupito lì, quando poi assemblano le lenti, vabbè, hanno delle protezioni sulle dita, però hanno le mani, cioè qualche polvere può cadere dentro qua. Non lo so. Ah sì, due punti negativi riguardo all'obiettivo che ho preso. Molti dicono che, perché lo zoom non è non c'ha la ghiera che ruoti, viene lo zoom, devi spingere o tirare, no? Allora molti dicono che questo fa una depressione al suo interno e fa depositare della polvere sul sensore, no? Come una pompa, no? Come il fucile a pompa. Infatti, per caricare queste Canon devi fare proprio come il fucile a pompa, con una mano sola, come in Terminator 1. Però l'altro è che gli obiettivi bianchi attirano l'attenzione, quindi se un ladro è nelle vicinanze e vede un obiettivo bianco, avete il 50% di più di essere aggrediti. Però
Alcuni dicono che è una stronzata perché un ladro, a parte il fatto che deve essere un ladro esperto, che conosce il mondo canon. Poi uno se vuole rubare non è che guarda il valore lì per lì, guarda più che altro il modo per scappare, insomma. Comunque dicono così, di non andare con quell'obiettivo lì in posti abbastanza scarsi, tipo Bronx di notte. Vabbè, Bronx di notte è una leggenda molto brutale, ma il Bronx è diventato un gioiellino. Quarto giaro di notte con l'obiettivo bianco, oppure Corsico, uno dei quartieri più belli di Milano, che ho vissuto molti anni a Corsico. Di notte ero nella banda, la banda dei giocatori di baseball. Poi, oppure a, come si chiama? A Scampia. Scampia di notte. Sì, ho vissuto molti anni a Scampia di notte. Poi ho visto una cosa sull'applicazione Life, molto bella, che c'è in Sud Italia, che c'è una manifestazione cristiana dove ci sono le persone che si battono qui sullo stomaco con una specie di saponetta, no? Finché si sanguinano, no? Si chiamano battitori. E così lo fanno tipo ricorrenza religiosa. Ma dai, brutto. Non mi piace. Che ore sono? Ah, le 10:40. No, sono le 9:40. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!